grazie Tarela Bertolina che taglia il traguardo, ringraziato. Ma dai, compagni di squadre, Mirko Bertolina, un po' sono emozionata, ti seguo da tanti anni anche a livello giornalistico della provincia di Sondrio. E dicevamo, un atleta, ma soprattutto un grande uomo, un grande amico di tutto il fondo italiano. Ci presenti innanzitutto questa bellissima signorina. Lei è Gioia, la mia figlia, una delle gemelle. L'altra purtroppo a casa con la tosse. E poi c'è in giro Fede che oggi ha avuto il suo primo incarico ufficiale di suonare l'ultimo giro. Mirko, occhi lucidi di tante persone, sai, sinceramente nemmeno io mi aspettavo questa decisione, però è stata dettata da un mix di fattori. Sì, come sempre queste scelte arrivano da tante cose, partendo dal fisico che anche quest'anno, cioè ogni anno succede che per... Scusa, eccolo qua Federico. Hai fatto lo scampanellatore quest'oggi, hai suonato la campana? Sì. E allora cosa dire a papà, è stato bravo anche oggi, vero? Sì. Grazie Federico. No, per più o meno per 10-15 giorni all'anno non riesco neanche a mettermi le calze. Quest'anno è successo a Natale, quindi in un periodo non tanto bello, poi... stare lontani dalla famiglia, senza risultati, senza andare in Coppa del Mondo, che così non ho più, cioè, lo stimolo alla mia età è di stare in Coppa del Mondo, non ce l'ho più fatto a tornare su, adesso voglio fare il papà. Gabriella Paruzzi stessa, con le lacrime agli occhi pure lei, si auspicava che tu rimanessi all'interno del gruppo dei carabinieri in qualsiasi ruolo per non perdere una fonte, un livello umano del genere, quale è il tuo? Ah, questo mi fa piacere perché anche parlando con, l'ho detto anche ai miei amici l'altro giorno, alla fine i risultati vanno e vengono, quello che restano poi sono le persone, quindi se ho lasciato qualcosa in questo ambiente mi fa solo che piacere. Purtroppo non sono contento di smettere, nel senso che, cioè, da atleta non ho raggiunto i miei obiettivi, quindi da quel lato prestazionale non sono contento, anche perché mi sarebbe piaciuto lasciare a un livello più alto, di modo da essere da stimolo anche per i giovani. Però vedo che comunque qualcosa si sta muovendo, vediamo, speriamo che si riprenda un po' al fondo, perché cioè, è un livello troppo basso per quello che era l'Italia e per quello che possiamo fare. Quella colpa non è tutta degli atleti, anzi. No, però ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Io ho un sacco di rimorsi sia per cose che avrei potuto fare diversamente o per come sono stato, diciamo, trattato. In generale non voglio entrare nello specifico, però dai, un po' qualche soddisfazione me la sono tolta e adesso vediamo cosa succederà. Mirko, l'ultima domanda poi ti lascio andare. Che consiglio vuoi dare appunto a questi giovani? Beh, così su due piedi, innanzitutto, come dice Giorgio Capodaglio, di sognare, perché non costa niente ed è bello avere un sogno. E poi il mio consiglio sinceramente è di lavorare per fare gruppo, perché secondo me è la cosa fondamentale per andare avanti a tutti i livelli, dalle squadre ai corpi. La citazione che mi piace più di tutti è quella di Svindal, che alla fine lo sci è uno sport individuale solo per quei minuti di gara, per il resto è uno sport di squadra. Grazie davvero Mirko Bertolino, grazie Gioia, grazie Federico, grazie davvero. Ciao. Entriamo a gamba tesa sulle lacrime di Gabriella Paruzzi.
Insomma, sì, l'addio di, una, di un ragazzo, di un uomo, di un amico che veramente ha dato tanto al vostro corpo, al vostro gruppo. Sì, l'addio spero di no, nel senso che Mirko è un ragazzo che è molto, diciamo così, è un ragazzo che ha dato tanto, sicuramente è entrato nel centro sportivo forestale ancora con me come direttore agonistico, si è impegnato tanto, ha fatto un percorso molto in crescita, peccato lo scorso anno ha dovuto saltare i campionati del mondo nel momento in cui era più forse più in forma e dove poteva raccogliere, penso, il massimo dei suoi piazzamenti fino a prova contraria, chiaramente, però ha scelto questa, ha fatto questa scelta. Per noi sarà molto importante cercare di convincerlo a restare nello staff tecnico, perché, come ho detto all'inizio, è un ragazzo che dà molto ai, ai suoi colleghi, all'ambiente, e quindi sarà da integrarlo il prima possibile affinché le sue esperienze, il suo carisma e la sua voglia di stare insieme ai ragazzi possa portare dei buoni frutti. Era un elemento dal valore umano come pochi, un atleta che ha saputo comunque guadagnarsi anche tanti, tanti risultati, anche la convocazione olimpica, insomma, un Mirko che è stato molto tenace per conquistare questi risultati. Assolutamente, ha fatto una crescita esponenziale, peccato appunto che non è stato ripagato con qualche piazzamento in più dove lui poteva sicuramente meritare, però la sua serietà, la sua caparbietà lo contraddistingue, per questo che noi vogliamo reinserirlo all'interno di uno staff. Chiaramente saranno i miei superiori a decidere questo, io posso dire, dare il mio consiglio, ma credo che una persona così sarebbe un peccato perderla. Grazie, grazie, le sue lacrime ci fanno bene. Grazie, grazie. Gabriella Paruzzi.